Il resoconto di Celano Giulianova lo iniziamo dalla fine. 10 minuti dopo il triplice fischio del direttore di gara, si presenta negli spogliatoi l'allenatore del Celano e di getto dichiara. Intanto mi complimento con Giulianova perché ha fatto una buona gara e ha vinto meritatamente. Considerando che ci sono poche possibilità di commentare questa partita, mi assumo in pieno tutte le mie responsabilità, poiché sono a capo di questo gruppo che per tanto tempo mi ha regalato grande soddisfazione. Da questo momento in poi vi annuncio che non sono più l'allenatore del Celano. Grazie. Non ha voluto domande Modica, perché evidentemente la misura era colma e dopo l'ennesima sconfitta interna non ne ha potuto più ed ha preferito mollare tutto e tutti, forse soprattutto per salvaguardare il suo buon nome. Ed in tutta sincerità non ce la sentiamo di dar torto al tecnico siciliano che con un parco giocatori assolutamente inadeguato è riuscito comunque a fare anche qualcosa di buono. Ma l'odierna Serie C è di scarsissima qualità e questa affermazione la sentirete tra poco anche dal tecnico giuliese Di Meo. Le continue riforme, le chiamano così nei palazzi della Lega, hanno portato a queste conseguenze ed oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Torniamo comunque al derby che il Giulianova, detto per inciso, ha vinto meritatamente. Celano senza le due punte titolari, Falomi e Gentili, giallorossi senza il portiere Merletti. Basta poco per capire che l'approccio dei castellani non è quello giusto. 10 minuti e sulla battuta del secondo corner i giallorossi vanno vicini alla segnatura con Perez e Suriano che dall'interno dell'area piccola non riescono a deviare in rete. La risposta del Celano è affidata a Bettini sul quale Robertiello tocca di giustezza ed evita guai peggiori. In campo le cose migliori sono degli ospiti che al 20° vanno al cross con Margarita. Polinesi colpisce ma in maniera fiacca e Liverani tira un sospiro di sollievo. Alla mezz'ora il Giulianova passa, una mano sostanziosa la danno i biancazzurri che perdono palla a metà campo, lancio per Margarita che scatta sulla destra e supera Liverani in disperata uscita con il pallonetto che vediamo. Sul Fabio Piccone tornano a svolazzare le streghe ma ci sono ancora tanti minuti da giocare e tutto può ancora accadere. 35esimo, Bettini tra i tanti errori combina anche qualcosa di buono, stoppa, rientra e tira ma Robertiello non si fa sorprendere. 41esimo contropiede del Celano, da Marfia a Bacchi che crossa e la palla colpisce l'incrocio dei pali con l'estremo ospite che osserva sorpreso dalla traiettoria. E passiamo ora a vedere cosa ha offerto il secondo tempo. Al 7° Margarita penetra centralmente e tira, ma Liverani intercetta in due tempi. 2 minuti dopo l'arbitro, con una decisione forse un tantino affrettata, espelle Suriano per fallo su Bacchi e da questo momento i giallorossi si chiudono a riccio a protezione del preziosissimo vantaggio. Il Celano però non ha né idee né ritmo e Robertiello continua a non correre alcun pericolo. Anzi è Perez che da solo riesce a tenere in allarme ben 3 giocatori del Celano. Siamo al 17° e 6 minuti dopo i giuliesi raddoppiano. Ancora una volta il Celano perde palla e Morga va al tiro colpendo la traversa e mentre i biancazzurri restano a guardare Margarita intercetta e insacca rasoterra verso il secondo palo. 2-0 e per i marsicani si materializza la 7ª sconfitta casalinga, quasi un record. Modica manda in campo tutti gli attaccanti che ha a disposizione, ma la qualità è quella che è e quindi non c'è da sperare nel miracolo. Anzi, è ancora la squadra ospite ad arrotondare il punteggio proprio in chiusura di partita, quando su un lungo cross la palla perviene a Morga, visibilmente strattonato da Ciolli. Per l'arbitro è calcio di rigore e dagli 11 metri lo stesso Morga impingua il bottino battendo Liverani. Il Celano, ammirato contro il Chieti, è ormai un pallido ricordo e negli spogliatoi Modica si vede costretto a gettare la spugna.